Quasi 6.000 firme raccolte, l'obiettivo di portare in consiglio regionale una legge di iniziativa popolare per la tutela delle persone con gravi patologie e disabilitanti in Campania è sempre più vicina. Nei prossimi giorni, spiega Annarita Ruggiero del Comitato Diritto alla Cura e coordinatrice di Io Sono Nicolò, tra i soggetti promotori dell'iniziativa, intensificheremo la raccolta su tutto il territorio regionale. Nostre postazioni saranno organizzate anche in occasione di eventi e manifestazioni, anche in vista del Natale. L'obiettivo minimo 10.000 firme, ampiamente alla nostra portata e siamo convinti di superarlo, sottolinea la Ruggiero, ma occorre la sensibilità e lo sforzo di tutti. È estremamente importante. Una semplice firma può aiutare a portare avanti una battaglia per migliaia di disabili cui in Campania dopo 180 giorni vengono negate le terapie di cui necessitano per vivere più dignitosamente o addirittura sopravvivere. È qualcosa di disumano e incomprensibile, aggiunge Gerardo Pagano, primo firmatario della proposta di legge di iniziativa popolare, già che sottoporre a termini e scadenze cure e terapie è incostituzionale, fuori da ogni logica. Si privano delle terapie migliaia di pazienti semplicemente perché è scaduto il termine, ignorando le loro effettive condizioni di salute, le loro necessità e fino anche il parere dei medici. Non è giusto e non è umano. La nostra legge di iniziativa popolare garantisce assistenza, cure e terapia alle persone affette da gravi patologie disabilitanti finché ne hanno bisogno, cancellando ogni termine e ogni scadenza,